L'attenzione dei carabinieri alle arti, e tra esse a quella figurativa, è in qualche modo un'inclinazione ancestrale dell'arma, ricambiata da innumerevoli artisti che con le loro opere hanno onorato l'immagine del carabiniere e i valori che esso rappresenta. È un rapporto suggellato dai successi colti dal comparto di specialità per la tutela del patrimonio culturale, attivo da oltre 9 lustri. E perciò, nell'anno in cui la nostra bandiera è stata decorata della Medaglia d'Oro ai Benemeriti della Cultura e dell'Arte, in cui nuove iniziative proiettano sempre più questa nicchia d'eccellenza a difesa della civiltà italiana in un contesto internazionale, lo stesso anno in cui si è celebrato il centenario del primo conflitto mondiale e il settantennale della liberazione, abbiamo pensato, con il calendario storico del 2016, di rendere omaggio all'arma rivisitando alcuni capolavori di sommi rappresentanti della pittura italiana ed europea che hanno preceduto, accompagnato e immediatamente seguito il periodo delle immani tragedie delle due guerre mondiali. Sì, quest'anno direi che è un tema speciale, i carabinieri entrano anche nell'arte, e d'altra parte i carabinieri sono nati per la gente e sono in mezzo alla gente. L'arte è stata descritta da tanti artisti nazionali ed esteri, ma il riferimento al carabiniere dà un elemento in più di sicurezza al cittadino. Credo che sia importante dare questo messaggio di concreta vicinanza al cittadino anche attraverso l'arte, queste opere d'arte che sono state così rivisitate in maniera magistrale. Ecco, fra l'altro l'ex direttore del Corriere della Sera De Bortoli, critici d'arte come Daverio, hanno collaborato alla realizzazione di questo calendario. Il carabiniere passeggia all'interno ed è presente all'interno di opere artistiche anche moderne come quelle futuriste. Certo, il carabiniere passeggia tra la gente, come dicevo, dal 13 luglio del 1814 e continua anche oggi a passeggiare anche nelle nostre comunità, in questa splendida provincia, per dare sicurezza e per tutelare sicurezza alle popolazioni e tutelare quella che è la legalità e le libertà democratiche. Sì, i carabinieri mantengono la tradizione, diciamo, anche della carta. Oggi siamo nell'epoca dei computer, di internet, delle tecnologie più varie, informatiche, però noi carabinieri tengono molto alla loro agenda storica e credo che sia bello averla a fianco tutti i giorni e poterci annotare quello che è, diciamo, noi più a cuore, quelli che sono gli impegni di lavoro, ma anche quello che riteniamo più opportuno